Ciao a tutte e tutti. In questo breve video cercheremo di ricostruire le fasi principali che hanno contraddistinto l'azione dell'Unione Europea in Libia e anche ci dà la possibilità di rivedere gli eventi che hanno contribuito a limitare un'azione politica unitaria dell'Unione Europea stessa. A dicembre del 2019, appena insediata la nuova Commissione europea, la neopresidente Ursula von der Leyen, aveva affermato che il suo mandato, avrebbe, puntato a, realizzare una commissione geopolitica che puntasse appunto ad una politica estera, una politica di difesa, oltre che economica, comune a tutti gli stati. Tuttavia, se si guarda l'azione dell'Unione Europea in Libia, gli auspici della neo-presidente sembrano ambizioni molto più elevate rispetto alla realtà dei fatti. L'Europa, seppur appoggiando formalmente l'iniziativa delle Nazioni Unite, si è ritrovata a far fronte a una sempre più acuta crisi tra i due stati membri più attivi in Libia, la Francia e l'Italia. Le iniziative portate avanti dai singoli paesi per la risoluzione della crisi e per una transizione pacifica e democratica, oltre a non produrre i risultati sperati, sono state molto influenzate invece dalla salvaguardia degli interessi nazionali che questi due paesi avevano all'interno della Libia. Due eventi sono di notevole importanza che ci aiutano a ricostruire un po' tutta l'azione sia dei singoli paesi ma anche dell'Unione Europea. Il primo è il vertice di Parigi del maggio del 2018, mentre il secondo è il vertice di Palermo del novembre del 2019. Se da un lato l'iniziativa francese cercava di risolvere la crisi da un punto di vista elettorale, politico-elettorale, con appunto della definizione di nuove elezioni, dall'altro la stessa iniziativa era molto carente invece a livello di legittimità interna da parte delle forze politiche libiche, poiché l'incontro aveva di fatto tirato fuori molte delle componenti politiche appunto incluse all'interno del processo politico. Dall'altra invece l'iniziativa italiana del vertice di Palermo, che puntava invece a una soluzione molto più inclusiva delle forze politiche libiche, dall'altro invece soffriva di, innanzitutto sembrava una risposta un po' diretta rispetto all'iniziativa francese, e dall'altra l'organizzazione del vertice stesso, fatto con molta fretta e che appunto non aveva tenuto conto di molte delle dinamiche interne, soprattutto agli attori esterni, è di fatto, diciamo, si è di fatto rivelato un bicchiere mezzo vuoto. I due vertici, tuttavia, che questo è il punto che ci tengo, diciamo, a sottolineare, di fatto però segnano una non azione da parte dell'Unione Europea, una non azione che si è poi si è fatta sempre più acuta dopo l'iniziativa e l'offensiva del generale Haftar contro Tripoli dell'aprile del 2019, che di fatto ha alzato il livello di scontro anche all'interno degli stessi stati europei. Da una parte c'era appunto chi sosteneva e continuava a sostenere l'iniziativa dell'ONU e quindi appoggiare il governo di Serraj dalla parte ovest della Libia, di Tripoli, e dall'altro paesi come per esempio la Francia, che seppur formalmente appoggiando il percorso onusiano, informalmente appoggiava anche di fatto l'azione di Khalifa Haftar. Queste divisioni all'interno dell'Unione hanno portato ad emergere nuovi attori anche all'interno del tessuto europeo, come ad esempio la Germania. La Germania, con il lungo processo di Berlino, culminato appunto nel gennaio del 2020, l'obiettivo tedesco era quello di innanzitutto prendere le redini del gioco come attore neutrale, un attore che non aveva grandi interessi in Libia, come potevano essere invece Italia e Francia, e dall'altra parte di trovare una soluzione politica e diplomatica all'interno del conflitto. Berlino, come avevamo spiegato anche in video precedenti, nonostante i grandi obiettivi fissati all'interno del documento finale, non si è trasformata in risultati pratici sul terreno. Tuttavia,
notizia di proprio alcuni giorni fa, proprio l'Unione Europea ha dato il via libera ad una nuova missione navale proprio su anche gli input che Berlino aveva dato, una missione navale che ha appunto il compito di monitorare il flusso delle armi via mare e, almeno da quanto si dice, ma i risultati effettivi ancora non possiamo vederli, anche via aerea e via terra. Tuttavia la risoluzione della nuova operazione anche qui ha creato diversi malumori all'interno dell'Unione, soprattutto da parte di Ungheria e Austria che, almeno in un primo momento, avevano considerato la stessa missione come l'ennesimo tentativo di appunto favorire in un qualche modo i flussi migratori. Tuttavia questa criticità è stata superata agilmente da parte dell'Unione Europea con un monitoraggio di ogni 4 mesi per appunto cercare di valutare la missione con periodi di tempo molto brevi e quindi dare anche un resoconto dell'effettiva efficienza della missione stessa. Di contro, in Libia non hanno preso molto bene le modalità della missione, soprattutto da parte di Serraj, che appunto accusa l'Unione Europea di fornire l'ennesimo assist a Haftar, poiché tutti i suoi rifornimenti che arrivano dalla Turchia arrivano via mare e la missione, essendo prettamente navale, il leader della Tripolitania accusa l'Unione Europea di voler favorire in un qualche modo invece i rifornimenti che arrivano ad Haftar via terra tramite il confine egiziano e via aerea tramite gli Emirati Arabi. Ad oggi non possiamo ancora dare alcuna valutazione della nuova missione. L'Europa cerca di giocare le sue carte in Libia, che però tuttavia, come sappiamo, nonostante anche l'emergenza del Covid-19, non si arresta in termini di l'emergenza libica non si arresta in termini di scontri e contrasti tra le forze in campo. Ciao e al prossimo video.